Lo so già, quello che sto per andare a fare non è una buona idea, ma lo farò, oggi dobbiamo reagire al collegio. Mi chiamo Linda Bertollo, ho 14 anni, vengo da Ivrea. Mi chiamo Andrea Federico Latorre e vengo da Catania, Sicilia. Mi chiamo Victor Tango e vengo da Torino. Tutta gente molto interessante, logicamente, di cui non ce ne può fregare un cazzo, ce ne dimenticheremo il nome all'istante. Mi chiamo Marco Grivellini, ho 16 anni e sto di Roma. Oh, a Roma! A Roma si parla proprio così, allora sei proprio di Roma. Comunque la prima domanda è: sei pronta a rispondere a alcune domande di cultura generale? Wow! Pronto. Sono andato pronto. Dimmi tutto. Oh, dimmi tutto. Non ti preoccupare, dimmi tutto. Cos'è il PIL, signori? Il PIL è il prodotto interno lordo di un paese, appunto quanto guadagna il paese in un anno. Oh, oh, sanno, almeno uno sa che cos'è il PIL, ragazzi. Quindi vuol dire che qualcosa di buono c'è. Il PIL è prodotto interno lordo. Due persone sanno cos'è il PIL, è qualcosa di pazzesco ancora di più. Vuol dire che forse quest'anno avremo un collegio con delle persone un poco più intelligenti, dato che ogni anno ci propinano delle capre bestiali. Ma è una roba di geografia. La roba di geografia, la fissa di mamma. Fai lo spelling della parola colluttorio. C O L L U T O R I O. Ok, uno ci è riuscito. C O L O. No, L U R T O. No. No, non proprio. E cazzo mi ridi? Cazzo mi ridi, non sai fare lo spelling di colluttorio. C O L L U R T O R I O, porco cane. C O L L U T T O R I O. È stato capace di sbagliare per una T. Però lui è di Roma, quindi lo perdoniamo. Sono carico. Carichissimo. Spiega il fenomeno dell'eclissi solare. Il sole e la luna stanno così. E quindi è. Non lo so. No, non lo so, non lo so. Non si capisce, non si capisce. Se c'è sta prima la luna, prima il sole, prima la terra, prima il mondo, no, non si sa, non si sa. Quando il sole si sovrappone alla luna. Cioè il sole va sopra la luna, io mi trovo, sono d'accordo con lui. Cioè no, la luna si sovrappone al sole. No, no, è la luna che si sovrappone al sole, capito, capito. Tutto il contrario, guarda, fantastico. Quando il sole e la luna stanno paralleli e c'è la terra che quindi riflette solo. Cioè in pratica la luna e il sole prima stanno perpendicolari, poi stanno paralleli e quando stanno paralleli la terra riflette il sole. Cioè in pratica il sole fa luce sulla terra, la terra riflette il sole sulla luna, la luna crea dei raggi gamma col sole, si crea il triangolo spaziale e esplode l'universo. Mi sembra giustissimo. Allora, c'è sta la luna. C'è sta la luna. Ragazzi, c'è sta la luna. E praticamente un tot, non mi ricordo quanti anni, c'è la luna, va davanti al sole e oscura. Ok, lei ha detto più o meno le cose come stanno, però dovresti dire che è il caso in cui la luna si pone tra la terra e il sole, quindi non la luna va davanti al sole. E questa roba si vede solo nelle città grandi anche. Perché logicamente l'universo, che è una persona pensante, sa che se tu stai in una città tipo Salerno, Napoli, Milano, puoi vedere l'eclissi. Se stai in un paese che sta anche a pochi passi da quella città, l'eclissi non la puoi vedere. Perché ha scritto a Silvia, non lo sapevo neanche io che era a Leopardi, non mi ricordavo. Pascoli. Ah sì, oddio, Leopardi può essere. Però lui ha indovinato che è Leopardi. Non so. Leopardi, non lo so. Impossibile. 8 per 7 è impossibile. Cioè è impossibile fare 8 per 7. Tutte le altre moltiplicazioni si possono fare. 3, 4, 5,
4 per 4 per 8 per 9 logicamente fa 46, perché giustamente dobbiamo scendere di 3 numeri, perché se no non ci troviamo, perché stiamo reinventando l'astrofisica, anche la matematica ora. 8 per 7 fa 30, no, 32, no, 32, perché logicamente 8 per 3 fa fangulo. 56. Ok, se è corretto. Stava scherzando, vogliamo sperare. 52. Buonanotte. 1000, ragazzi, basta. Basta. Perché devo torturarmi così? No. 52, 8 per 7, 52. Rompe, paga e se lo porta a casa. Si porta a casa quello che rompe. Lo rompe, lo paga e poi se lo porta a casa. È stupido 3 volte. Chi rompe, paga e gli dà il resto. Chi rompe, paga e gli dà il resto. Però ha ragione lui, eh. Ragazzi, attenzione, ha ragionissimo il romano, eh. Paga. Chi rompe, paga e paga. È un dato di fatto. Ha ragione pure, hanno tutti ragione al loro modo comunque. Mi chiamo Jasmine Brand Rivas e non si capite niente di quello che hai detto. Brand Rivas, e ho 15 anni e vengo da Rimini. Brand Rivas, ho 15 anni, non si è capito un cazzo dalla quale. Mi chiamo Simone Bettin, vengo da San Milano, provincia di Pisa. Ok, questo è il tipico che a tutte le ragazzine arrapate starà simpatico, a me sta già sul cazzo, quindi... Mi chiamo Marco Stefanacci e vengo da Roma. Pure questo piacerà a tutte le ragazzine e a me sta già sul cazzo, perché si chiama Marco Stefanacci e viene da Roma, si chiama pure come me. Mi chiamo Davide Martelli e ho 16 anni e vengo da Sassuolo. Questo viene da Sassuolo e mi sta simpatico pure lui. Questo mi sta simpatico invece, però mi sa che piacerà ugualmente alle ragazze da Rapari. C'era tipo un capo... Lo scrittore. Era un capo, era uno scrittore che ha costruito qualche monumento a Roma, vero? Sì, era un capo che ha costruito qualche monumento a Roma. Porco cane. Viale è un dittatore, no? Sì, beh. Questo mi sta... Non a caso, questo era l'unico che mi stava simpatico e ci ha azzeccato già da prima, perché io c'ho l'occhio, ragazzi, c'ho l'occhio per i talenti, io c'ho l'occhio per le persone, io le capisco le persone, cioè io... Veramente, se dicono che è il contrario, io chiudo il video. No, sì, insomma è scemo, è il coso che gira, è il sole. È il coso che gira, ragazzi, è il sole. Ha detto veramente che è il contrario. Grazie che l'hai detto, mi fai chiudere il video. Io finisco di vedere gli altri che dicono, poi chiudo il video. No, il sole che gira attorno alla Terra. Non lo so, il sole gira la Terra perché... Certo, perché logicamente tu sei rimasto alla teoria del Medioevo in cui si credeva che il sole gira intorno alla Terra. Ragazzi, il video è finito, noi ci vediamo alla prossima. So che noi... No, aspetta. No, il sole... Ma che è il sole? Il sole gira la terra gira il sole e la terra si fondono, la luna, l'eclissi, tutto quanto, cataclisma mondiale, il nuovo Big Bang. Merda! Ragazzi, mi sono rotto veramente il cazzo, noi ci vediamo a un prossimo video, bella da Marco Azzurro, non ce la faccio più, ho reagito solamente a 2 video ma mi sono già rotto le scatole. Perché scommetto che saranno tutti così i provini. Se uscirà qualche provino un poco più interessante, perché li ho visti, più o meno tutti gli altri sono tutti più o meno simili a questi, con errori assurdi, ne faremo altri, ma per ora vi lascio così, perché sennò poi il video diventa pesante. Noi ci vediamo alla prossima. Bella Marco Azzurro e ciao. Ditemi se vi piacciono questa tipologia di video. Noi ci vediamo alla prossima.